Ciao a tutti, ci rivediamo in questa nuova lezione per rivedere tutti i quesiti di biologia del test di medicina di quest'anno. Allora, devo dire prima di tutto che il test del 2017 è stato sicuramente più impegnativo rispetto al test dell'anno precedente. Soprattutto quindi, di certo, per quanto riguarda un po' la parte di logica. E nella parte di biologia, a mio avviso, era abbastanza semplice, però bisognava prestare attenzione ad alcune domande in particolare. E ora andremo a vederle insieme. La prima domanda chiede: il ciclo di Krebs produce GTP in DHCO2, utilizza glucosio e così via. Allora, ovviamente noi possiamo scartare la B perché il ciclo di Krebs non utilizza glucosio. E alcuni potrebbero pensare alla risposta D, ovvero fa parte della glicolisi aerobica. Però, ragazzi, se voi ci pensate, la glicolisi aerobica non la trovate scritta in nessun libro di testo, quindi potremmo azzardare a parlare di glicolisi aerobica, ma nei fatti non esiste esattamente. E quindi possiamo scartare sia questa che questa, perché ovviamente il ciclo di Krebs avviene proprio in un ambiente abbastanza ossigenato. Quindi, se c'è un ambiente povero di ossigeno, non avviene il ciclo di Krebs, ma avveniva la fermentazione. A questo punto possiamo fare il confronto faccia a faccia tra la risposta A e la risposta E. Evidentemente la più completa e la più corretta è la risposta A. Il ciclo di Krebs non consuma ATP, ma è vero che produce CO2. Quindi, ovviamente questa è quella più completa, ma non dimentichiamoci che il ciclo di Krebs produce anche il coenzima FADH2. La domanda numero 24 è quella che sicuramente ha destato qualche piccolo sospetto. Sembra difficile, ma in realtà è particolarmente facile, anzi, come si dice, cervellotica. Prima di tutto, io da parte mia voglio segnalare un errore che abbiamo visto insieme anche ad altri miei colleghi di biologia, che è questo, nella fase G2 della meiosi. Ora, la meiosi, ragazzi, non ha una fase G2. La fase G2, bensì, come voi sapete, fa parte della cosiddetta interfase e non della meiosi. Quindi già qui il mio errore ha messo il piede storto. Ma in ogni caso, facendo finta che una cellula quindi si trova nella sua fase G2, il DNA è pari a Y. Quindi il quiz vi dice che la cellula in fase G2 ha una quantità di DNA pari a Y. Stiamo parlando di meiosi, quindi questo DNA deve dividersi nelle cellule figlie. Se nella fase G2 la quantità di DNA è pari a Y, allora nella fase G1 la quantità di DNA sarà uguale alla metà di Y, quindi a un mezzo Y, ossia 0,5 Y. Perché dopo la fase G1 arriviamo noi alla fase S, in cui questa quantità si duplica, quindi diventa Y. La meiosi è di tipo riduzionale, quindi la quantità di DNA quando la cellula entra in meiosi si dimezza. Se noi consideriamo che la cellula entra nella meiosi 1 con una quantità di DNA pari a Y, all'inizio della meiosi 2 questa quantità di DNA sarà pari a 0,5 Y. Dopodiché questa viene divisa alle quattro cellule figlie, le quali avranno un quarto di Y, quindi ciascun gamete ha un quarto di Y, quindi un quarto della quantità di DNA della cellula iniziale. Quindi ogni gamete avrà 0,25 Y quantità di DNA. Però la domanda vi chiede quale sarà la quantità presente in metafase 2 in ogni singola cellula. Quindi nel momento in cui la cellula va in metafase 2 possiede inizialmente 0,5 Y come quantità di DNA. Allora, andiamo alla domanda numero 25. La domanda numero 25 chiede quale delle seguenti affermazioni non rientra nella teoria cellulare moderna.
Evidentemente è vero che le cellule hanno origine da altre cellule, è vero che le reazioni chimiche di un organismo vivente avvengono all'interno della cellula. Ogni organismo pluricellulare può riprodursi solo per via sessuata. E questa, ragazzi, è la risposta falsa. Gli organismi pluricellulari si riproducono sia per via asessuata, sia per via sessuata. E qui vi ricordo cosa ci esce fuori dal ciclo di Krebs. Ci escono fuori le molecole di anidride carbonica, vengono prodotte due molecole di ATP e i seguenti coenzimi, NADH e FADH. Allora, andiamo a un'altra domanda che ha fatto qualche vittima, che naturalmente si è concentrata poco. Nel cuore la circolazione sistemica ha origine, evidentemente, senza pensarci due volte. La risposta corretta è dal ventricolo sinistro. Perché se noi disegniamo un cuore in questo modo, voi sapete benissimo che il cuore è diviso in due parti, in particolare abbiamo due atri e due ventricoli. La parte di destra del cuore riceve il sangue sporco, tra virgolette, quindi il sangue deossigenato che proviene da tutti i distretti del nostro organismo, quindi sangue carico di anidride carbonica, di sostanze di rifiuto. La parte di sinistra del cuore riceve il sangue ossigenato, quindi il sangue che è passato nei polmoni e ha scambiato la sua anidride carbonica con l'ossigeno. Allora, tutto il sangue refluo del nostro corpo entra nell'atrio di destra attraverso due vene importanti, una è la vena cava superiore, detta anche VCS, l'altra è la vena cava inferiore, detta anche VC. Il sangue deossigenato, quindi il sangue povero di ossigeno, entra così all'interno dell'atrio di destra e si riversa all'interno del ventricolo di destra attraverso la valvola tricuspide. Dal ventricolo di destra il sangue povero di ossigeno si dirige nelle arterie polmonari che porteranno questo sangue povero di ossigeno all'interno dei polmoni. Questo sangue, una volta quindi che torna dai polmoni, sarà carico di ossigeno, quindi rientra nell'atrio di sinistra attraverso le quattro vene polmonari. Si riversa così nell'atrio di sinistra e qui è il punto in cui finisce la piccola circolazione, quindi la circolazione che porta il sangue dal ventricolo di destra all'atrio di sinistra. Una volta che il sangue pulito è tornato nell'atrio di sinistra, entra nel ventricolo di sinistra e da qui si dirige nell'aorta. L'aorta è quel grosso vaso sanguigno che porta il sangue in tutto il nostro corpo. Questo sangue cede l'ossigeno a tutti i tessuti e diventa un'altra volta sangue deossigenato, quindi sangue povero di ossigeno che rientra un'altra volta attraverso le vene cave nella parte destra del nostro cuore. Quindi la circolazione sistemica è la circolazione che porta il sangue in tutto il corpo, non solo nei polmoni, e ha origine rispettivamente dal ventricolo di sinistra. Allora andiamo alla domanda numero 27. Cosa sono gli introni? Dunque, noi abbiamo detto che il nostro DNA non è altro che un insieme di tantissimi geni. Un gene viene letto dalla cellula e dalla lettura di questo gene si crea una determinata proteina. Allora, quando bisogna quindi iniziare il processo di sintesi proteica, quindi quando la cellula deve leggere le informazioni che ci sono scritte nel DNA per creare le proteine, utilizza, quindi legge un gene, quindi un tratto ben preciso di DNA, e da questo trascrive una sequenza di RNA messaggero o mRNA. L'mRNA viene ovviamente trascritto in regioni che sono codificanti e in regioni che non codificano per nessuna proteina. Le regioni che codificano per le proteine sono i cosiddetti esoni,
Mentre i pezzettini di RNA messaggero che non codificano per nulla sono gli introni, associate la I a intrusi per ricordarvelo. Quindi l'RNA messaggero è un'alternanza di esoni e di introni, di esoni e di introni e così via. L'mRNA non può essere usato a questo livello per creare proteina, perché ovviamente ci sono regioni che sono gli introni che non specificano per nessun aminoacido. Allora, in questa fase bisogna eliminare gli introni in modo tale da avere una copia di RNA messaggero formata solo ed esclusivamente da esoni, i quali ci codificano per una determinata proteina. Quindi avviene il cosiddetto splicing e otteniamo un mRNA definitivo. Da questo successivamente si crea una proteina, quindi quella famosa sequenza di amminoacidi che viene creata leggendo l'RNA messaggero a porzioni di triplette, quindi a 3 a 3. E allora, tornando indietro alla domanda cosa sono gli introni, vediamo subito che la risposta corretta è la A, senza leggere le altre, ovvero gli introni sono sequenze non codificanti che interrompono la sequenza codificante. Allora, andiamo avanti e parliamo della domanda numero 28. Secondo le regole di Kargaff, relative ai rapporti tra le quattro basi azotate del DNA, allora, Kargaff era un chimico organico che ha dato una regola molto importante ai tempi in cui si scoprì il DNA e disse che la quantità di basi puriniche fratto la quantità di basi pirimidiniche è uguale a 1, quindi il rapporto tra le basi puriniche e quelle pirimidiniche è un rapporto di 1 a 1. Dunque, le basi puriniche sono l'adenina con la guanina, mentre le basi pirimidiniche sono la citosina con la timina. Quindi l'adenina si lega con la timina e la citosina si lega con la guanina, con tre legami. Quindi il rapporto tra basi puriniche, che sono adenina e guanina, e basi pirimidiniche, che sono citosina e timina, è un rapporto 1 a 1. E capiamo benissimo che la risposta corretta era B. Esiste un rapporto 1 a 1 tra le basi puriniche, adenina e guanina, e le basi pirimidiniche, che sono la timina e la citosina. Andiamo alla domanda numero 29. Quale delle seguenti affermazioni relative al codice genetico è falsa? Andando a leggere tutte le risposte, vedete che troverete la risposta numero E, che dice che i codoni del codice genetico sono costituiti da coppie di nucleotidi. I codoni del codice genetico non sono costituiti da coppie, ma sono formati da una tripletta, quindi da una struttura che contiene tre nucleotidi che specifica per un solo amminoacido, quindi il codone è formato da tre nucleotidi e non da una coppia di nucleotidi. Quindi questa è la risposta falsissima. Andiamo a leggere la numero 30. I gruppi sanguigni del sistema B0 sono determinati dalla presenza o assenza di antigeni tipo A o B sulla membrana dei globuli rossi. In realtà la questione è molto complicata per quanto riguarda i gruppi sanguigni. Però alla fine il quiz vi chiede quale sarà il gruppo sanguigno di un individuo che non possiede antigeni A e B. Se un individuo non possiede né antigeni A né antigeni B, senza pensarci due volte, sarà di gruppo 0, perché una persona di gruppo 0 non è né A e non è B. Andando avanti alla domanda numero 31, il processo che conduce al differenziamento dei foglietti embrionali è chiamato. Allora, ovviamente per rispondere a questa domanda bisognava conoscere un po' lo sviluppo embrionale. Sicuramente non tutti l'avranno affrontato alle scuole superiori. Quello che bisogna tenere a mente per quanto riguarda lo sviluppo embrionale è che dallo zigote iniziano le divisioni cellulari e da questo si forma una struttura che prende il nome di blastula. La blastula è formata da una regione che contiene un piccolo buchino che si chiama blastoporo,
e da una regione interna che si chiama blastocele. Poi successivamente, attraverso il processo di gastrulazione, si formeranno i foglietti embrionali, ectoderma, mesoderma ed endoderma. Quindi la gastrulazione è il processo che porta alla formazione dei tre foglietti embrionali. Allora, nelle gonadi femminili, quale tra le seguenti è la sequenza corretta dell'ovogenesi? Allora, quando noi parliamo di ovogenesi, bisogna tenere in mente che abbiamo l'ovogonio. Dall'ovogonio si sviluppa l'ovocita primario. Possono essere emessi i globuli polari, poi successivamente abbiamo l'ovocita secondario e da questo abbiamo la cellula uovo. Quindi evidentemente la risposta corretta è la B. Dall'ovogonio si nasce l'ovocita primario, l'ovocita primario completa la sua divisione, si trasforma in ovocita secondario e poi diventa cellula uovo. Le altre opzioni non sono corrette, perché non si parte dall'ovocita secondario. È vero che si parte dall'ovogonio, ma non viene emesso un globulo polare secondario, bensì un globulo polare primario, e poi dopo il globulo polare secondario. Questa quindi è comunque sbagliata, e il resto sono anche sbagliate se voi ci pensate bene. Andiamo alla 33. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i chiasmi è corretta? Allora, senza pensarci due volte, diretela è: i chiasmi sono punti di connessione tra cromatidi di cromosomi omologhi in cui è avvenuta la rottura e la ricombinazione dei cromatidi stessi. Quando avviene il crossing over, avviene la sovrapposizione dei cromatidi dei cromosomi omologhi. Quindi, se questa è una coppia di cromosomi omologhi, durante il crossing over si sovrappongono i cromatidi. Scusate il disegno. Si sovrappongono quindi i cromatidi dei due cromosomi omologhi della coppia e rimangono più o meno adesi in dei punti che si chiamano chiasmi. Quando questi poi cromosomi vengono separati, avviene proprio attraverso il fatto che i microtubuli poi tirano questi cromosomi omologhi ognuno ai lati della cellula, avviene proprio la rottura di questi punti in cui i cromatidi sono uniti e lo scambio di frammenti di materiale genetico. Questo quindi è il crossing over. Andiamo alla domanda numero 34. Quale delle seguenti affermazioni inerenti alla meiosi è corretta? Allora, un gamete umano femminile, grazie alla meiosi, possiede due cromosomi X. Se una meiosi avviene correttamente, un gamete umano femminile deve possedere un cromosoma X, non due, quindi questa è quella sbagliata. Le tetradi si allineano sul piano equatoriale della cellula durante la metafase 1. Ecco, questa potrebbe essere la risposta vera. Le altre, se ci pensiamo bene, sono tutte sbagliate, perché i cromosomi omologhi si separano durante l'anafase 2, non è vero, i cromosomi omologhi si separano nell'anafase 1, e così via anche le altre. L'unica corretta è la B. Le tetradi si allineano sul piano equatoriale della cellula durante la metafase 1. Le tetradi sono le due coppie di cromosomi omologhi che sono tutte quante allineate in metafase 1 della meiosi, quindi della meiosi 1. Allora andiamo alla domanda numero 35. Un individuo anziano può incorrere più facilmente in una frattura ossea rispetto ad un individuo giovane. Sulla base di questo assunto, quale cellula si può presumere riduca maggiormente la propria attività con l'invecchiamento? Allora, il periostio naturalmente possiamo escluderlo, l'osteone possiamo escluderlo pure perché l'osteone non c'entra nulla, non è una cellula, e a questo punto rimangono queste tre. Allora, gli osteoclasti sono le cellule che vanno a consumare il tessuto osseo, di fatto comunque aumentando la concentrazione poi degli ioni calcio nel sangue.
Gli osteoclasti sicuramente non hanno nulla a che vedere con l'invecchiamento. L'unica alternativa è l'osteocita o l'osteoblasto. L'osteocita è una cellula ormai quiescente, avvolta dalla matrice ossea che dura. Quindi l'osteocita è una cellula ormai che non produce nulla. L'unica opzione corretta è l'osteoblasto. Gli osteoblasti si possono differenziare e diventare osteociti, e durante questo processo di differenziamento producono quindi la matrice propria del tessuto osseo. Se l'attività degli osteoblasti cessa, l'osso naturalmente inizia ad avere dei piccoli problemi, quindi possono essere frequenti delle fratture ossee e così via, proprio quindi per mancanza di rigenerazione del tessuto stesso. Andando avanti, abbiamo che quale dei seguenti enzimi non svolge la propria funzione nell'intestino tenue? Allora, la pepsina è l'enzima che viene prodotto a livello dello stomaco. La tripsina, l'amilasi pancreatica, l'enterochinasi, la lipasi pancreatica vengono prodotte tutte quante nell'intestino tenue. Queste do dovevate un po' ricordarvele a memoria. La numero 38. Quale delle seguenti è una conseguenza indotta dal rilascio dell'ormone vasopressina? Allora, l'ormone vasopressina o ADH riduce la perdita di liquidi a livello renale e quindi di conseguenza innalza la pressione sanguigna. Quindi l'ADH fa aumentare la pressione sanguigna. Andando a vedere l'ultima domanda di genetica. Allora, esistono alleli recessivi che hanno un effetto nocivo da risultare letali negli omozigoti recessivi, che di conseguenza muoiono durante lo sviluppo embrionale. Quale rapporto genotipico ci si deve aspettare tra i nati vivi dell'incrocio R per R? Allora, se l'individuo è omozigote dominante, vive e vive anche se è eterozigote. Al contrario, se invece l'individuo è omozigote recessivo, muore. Allora, incrociando un individuo RR con un individuo RR, quindi due individui eterozigoti, e disegnando il quadrato di Punnett, avremo le seguenti probabilità. Quindi può nascere un individuo omozigote dominante, eterozigote, oppure omozigote recessivo. Tra i possibili nati, quello omozigote recessivo muore. Quindi dobbiamo prendere in considerazione o l'individuo omozigote dominante o i due individui eterozigoti. Quindi abbiamo che su tre individui, uno sarà RR, mentre due su tre saranno eterozigoti. Quindi abbiamo un terzo RR, due terzi RR. E quindi la risposta corretta è la A, un terzo RR, due terzi RR. Bene, con questa lezione abbiamo finito bene o male la correzione dei quiz di biologia. Ci rivediamo poi alla prossima con la correzione dei quesiti di chimica. Un lupo a tutti, ragazzi, e alla prossima lezione.